Buon pomeriggio e ben ritrovati dallo Juventus Stadium, da Gaia Brunelli e Martina Angelini. Per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League è tempo di Europa anche per la Juventus femminile. Di fronte le campionesse in carica del Lione, sarà una partita straordinaria in un palcoscenico stupendo e sarà soprattutto una sfida che aiuterà a capire quanto la Juventus e in generale il calcio femminile italiano possa aver assottigliato quel divario con le grandi d'Europa. È uno spettacolo bellissimo, è uno stadio bellissimo, l'emozione è tanta e lo sarà però anche per le ragazze dell'Olympique Lione che nonostante siano abituate a giocare in stadi bellissimi ad altissimi livelli, quando sono arrivate qui ieri erano tutte molto emozionate. Sì, forse la Juventus ha scelto questo palcoscenico anche per intimidirle un po'. Le ragazze della Juve hanno già giocato qui, hanno fatto bene, hanno vinto, di fatto hanno vinto uno scudetto qui con quello scontro diretto vinto contro la Fiorentina. Quindi la Juve vuole dimostrare che fa sul serio, che la società bianconera punta anche sul femminile. Gaia, voglio fare un paragone azzardato, mi ricorda un po' il Lione dei primi tempi, cioè quando il presidente Olà prese il femminile piano piano iniziò a dar loro la possibilità di giocare in stadi importanti, fare acquisti importanti, e quindi voglio fare veramente un complimento alla Juve facendo questo paragone, cioè il Lione di 10-15 anni fa assomiglia molto alla Juve di oggi. E allora eccole inquadrate le ragazze dagli occhi lucidi per quest'altra bellissima giornata qui all'Allianz. Naturalmente non dimentichiamo quello che è successo nel marzo del 2019 con 40.000 spettatori presenti. Oggi non ci possono essere, però insomma lo spettacolo di questo stadio è assicurato. Andiamo allora intanto, mentre sta entrando sul prato anche la squadra di Jean-Luc Vasseur, a vedere quelle che sono le scelte dei due allenatori. Da una parte dunque Rita Guarino con Giuliani in porta, Irinen, Gama, Sembrant e Boattin sulla linea difensiva. In mezzo al campo c'è Caruso, Galli e Cernoia, non ci sarà Sophie Junge-Pedersen ed è sicuramente una mancanza che pesa per la qualità della giocatrice e per l'esperienza internazionale che ha. Purtroppo il Covid l'ha tenuta fuori da questo bellissimo match, quantomeno d'andata, poi vedremo martedì prossimo. Urtig, Girelli e Bonansea a completare il tridente. Martina, la novità è Lina Urtig, non perché sia una novità, è sicuramente una giocatrice di esperienza, una giocatrice fisicamente adatta a partite internazionali, ha giocato nell'Umea, ha giocato nell'Incheping, sa cosa vuol dire giocare la Champions League, è la prima da titolare per lei con la maglia bianconera, lei ha giocato 5 partite in campionato, tutte partendo dalla panchina. Sì, avevamo ipotizzato che Rita Guarino potesse scegliere la rapidità di Maria Alves, ha scelto il fisico, ha scelto Lina Urtig per questo, secondo me, perché le mancano i centimetri di Sophie Pedersen in mezzo al campo e quindi ha scelto di averli davanti, accanto a Cristiana Girelli, con la possibilità magari di giocare spalle alla porta. Parleremo Gaia del Lione, non è una squadra impossibile da battere, lo ha fatto il Paris Saint-Germain 3 settimane fa, vincendo lo scontro diretto e di fatto appunto superando il Lione in cima alla classifica. Quindi la Juve ha studiato il Lione, ha dei punti deboli che sono le due centrali, che non sono rapidissime e quindi possono essere battute con gli inserimenti rapidi. Poteva essere Maria Alves, ma la giocatrice che può farlo di più in questa squadra è Barbara Bonansea, e Lina Urtig è una di quelle giocatrici che anche spalle alla porta può facilitare gli inserimenti di Bonansea. Il talento alla Juventus non manca, lo ha detto anche Vasseur proprio prima della partita, ma soprattutto c'è un collettivo a cui il Lione ha detto sia Renard sia Vasseur deve stare attenta. E allora le scelte di Jean-Luc Vasseur con il 4-2-3-1 consueto, cambiano due giocatrici rispetto a quella che è stata la sfida della finale di Champions League di qualche mese fa, il 30 agosto, quando il Lione ha battuto il Wolfsburg per 3-1. Due cambi, uno obbligato, e cioè Ellie Carpenter che parte a destra nella difesa 4 insieme a Buchanan, Renard e Karshawin. Porta Bouadi, Kumagai e Gunnarsdottir davanti alla difesa, Cascarino, Marojané e Majri con davanti Nikita Paris che prende il posto di Eugenie Le Sommer proprio contro il Wolfsburg. Carpenter, dicevamo, il cambio è obbligato perché Lucy Bronze, una delle migliori esterne destre del panorama mondiale del calcio femminile, è ritornata in patria in Inghilterra al City. Ellie Carpenter, Gaia, diventerà probabilmente il terzino più forte del mondo, uno dei terzini più forti del mondo, la volevano tutti, lei è classe 2000, ha giocato negli Stati Uniti ma è australiana, ha già più di 40 presenze in nazionale, difende, attacca, è rapidissima, la vedremo, sarà veramente difficile da contenere da quella parte per Barbara Bonansea e Elisa Boattin alle sue spalle. Arbitra Rim Hussein, quarantenne tedesca di origini palestinesi, come ricordavamo prima, ha arbitrato anche Danimarca-Italia di qualche
giorno fa nello 0-0 che tutto sommato insomma ci ha visto uscire in maniera positiva da quella che è stata la sfida delle azzurre contro le vice campionesse d'Europa. Due assistenti, Sina Dickmann e Melissa Jos, e il quarto ufficiale Franziska Wildfeuer, tutta tedesca la quaterna arbitrale di quest'oggi. Primo pallone che girerà in questo primo tempo in favore del Lione. E Nikita Parris va subito su questa palla. Parris che saltò la finale per squalifica, ricordiamo le sue lacrime in semifinale perché un'espulsione veramente sciocca. Si parte, pallone per Saki Kumagai. Si va a destra proprio per Ellie Madison Carpenter, poi con calma Buchanan, la canadese di Toronto, torna da Sara Buadì, ancora Renari. Io credo che insomma la strategia, quello che ci ha fatto anche un po' capire ieri alla vigilia Rita Guarino, è cercare di contenere e quindi di dare in mano il gioco al Lione e poi provare a ripartire con la tecnica e le doti di palleggio di Girelli e Bonansea, insieme naturalmente alle qualità di Valentina Cernoia. Intanto il pallone sulla sinistra, prova a metterlo immediatamente al centro con Sembrant, che ha giocato nel campionato francese e soprattutto ha giocato con Sakina Karchaoui a Montpellier. Karchaoui che è stata 8 anni nel Montpellier, Sembrant soltanto 5 dal 2014 al 2019. Le due ieri si sono salutate e devo dire che per il Lione Sembrant è comunque considerata una giocatrice di altissimo livello, ieri ne hanno parlato in tanti, così come Sara Gama che è stata citata proprio dall'altra capitana, Wendy Renard. Il pallone è proprio indirizzato, questo colpo di testa, il pallone ancora rimane lì e si salva Laura Giuliani, strepitosa nell'istinto di andare a terra ad allontanare questa palla sulla quale Kumagai poi non è riuscita, nel tap-in che poteva valere l'immediato 1-0, subito palla gol per il Lione, subito su calci piazzati sulle quali le francesi sono pericolosissime. Sì, la Juve ha preparato questa partita e ricorda di aver già incontrato il Lione ad agosto in un torneo proprio a Lione dove c'era anche il Montpellier. La Juve ha preso 3 gol di cui 2 uguali su calcio d'angolo, uno da sinistra sempre battuto da Marojan, colpo di testa di Renard, dall'altra parte sempre angolo di Marojan e colpo di testa vincente di Buchanan. Qui ha battuto la punizione Marojan e la palla l'ha presa sempre il Lione, quindi la Juve deve fare veramente tanta attenzione sulle marcature. Poi il terzo gol arrivò da Malar nel secondo tempo su un'indecisione difensiva, quindi Lione su azione non ha fatto tantissimo male alla Juve, ma su questi calci piazzati le francesi sono fortissime. Carpenter va dentro, Sara Gama ben appostata, Boattin esce bene, Cernoia di prima, Galli di prima, bene ancora per Arianna Caruso, una delle centrocampiste più in forma della Juventus, cui chiede troppo a Barbara Bonansea. Buadì legge nei pensieri di Arianna Caruso, che chiede scusa a Bonansea per la palla filtrante troppo pigra ma soprattutto troppo stretta per il possibile arrivo di Bonansea. Però abbiamo visto come può ripartire la Juventus da azione di attacco con Carpenter, che adesso va a puntare ancora Boattin. Carpenter è velocissima, Boattin ci mette il fisico, Carpenter di più, pallone che rimane lì, ancora il tentativo al centro e c'è la deviazione sempre di Caruso. Rivediamo intanto l'occasione precedente, colpo di testa da parte di Gunnarsdottir e poi Kumagai, da questo replay largo non si può vedere, non riesce a mettere alle spalle di Laura Giuliani, che però a mio avviso è stata bravissima ad andare giù per allontanare a mano aperta questo pallone. E allora Jennifer Marojan dalla bandierina, altro pallone dentro, Svetta Urtig, eccola la svedese scelta per i suoi centimetri, qui va in marcatura diretta sul pallone, non si occupa delle avversarie ma prende la palla ed è giusto che sia così. Gaia, non si ferma mai questa partita, quindi sono passati già 2 minuti ma non riusciamo a dire quanto è stata brava Laura Giuliani. 2 minuti dall'occasione del Lione e Laura Giuliani bravissima, ci ha già dimostrato di essere in uno stato di forma eccezionale in nazionale, dove contro la Danimarca ha salvato il risultato in più di un'occasione, qui veramente a mano aperta si è tuffata, una davvero bravissima la numero uno bianconera.
Intanto Parris supera Gama, poi va a sinistra da Mascheri, pallone a rimorchio, intelligente, lo mette fuori di destro Cernoia, alla quale è stato detto gioca di prima. E allora recupera bene Girelli, poi va in pressione Buchanan, va in pressione però in maniera troppo veemente, arriva anche il primo giallo, molto severa, qui Hussein sorride in maniera un po' sarcastica Buchanan. Adesso avremo modo anche di rivedere. Ecco qua, intanto Kumagai non ci arriva. Sì, Caruso forse prende il pallone e prende anche la caviglia qui di Arianna Caruso, fermando di fatto una ripartenza. Credo che il motivo del giallo sia fondamentalmente questo. E quindi primo giallo per un difensore centrale, e questo può essere un primo segnale positivo. Abbiamo visto anche lo sguardo di ghiaccio di Jean-Luc Vasseur. Va a Cernoia. Il colpo di testa è di Sembranzi. Per quanto riguarda il Lione, Gaia manca quella che è stata il difensore centrale titolare, che è Mbokbati, che si è rotto il tendine d'Achille a giugno, ma Buchanan fa già parte di questa rosa da qualche anno e non giocava sempre. Adesso ha la possibilità di essere schierata titolare, appunto anche per l'assenza della sua collega francese, ma fa sempre molto bene. Buon per la Juve che si è arrivato questo giallo subito a inizio partita. Gran palla in profondità, Nikita Parris supera Boattin, ancora Parris va a calciare sul primo palo, c'è la chiusura del proprio angolo da parte di Laura Giuliani, ma che paura che fanno. Gaia, questa è una squadra di mostri, è una squadra che negli ultimi 14 anni di fila ha vinto il campionato, che ha vinto 7 Champions, di cui le ultime 5 di fila. Questa è la squadra, secondo me, ancora più forte del mondo. Non abbiamo avuto confronti con qualche squadra statunitense, però ma poi si riescono a rinnovare sempre. È andata via Bronze, lo dicevamo, è arrivata Carpenter, Parris, manca Le Sommer, gioca Nikita Parris, e questa è una squadra a cui manca il pallone d'oro, perché manca Ada Egerberg, che non è ancora rientrata, ha detto rientrerò solo quando sarò al 100%, lei che si è operata al ginocchio ormai più di un anno fa ed è considerata comunque la giocatrice più forte del mondo. Palla dentro di Kumagai con Cascarino, che era troppo avanti rispetto alla linea del pallone. A Cascarino manca ancora il primo gol in questa stagione con la maglia del Lione. Bene in chiusura Buchanan, che anticipa Urtig, e allora con calma si muove la catena mancina del Lione, che è assolutamente secondo me una delle migliori in generale del calcio, direi mondiale, guarda, senza fare grosse sì, distinzioni, perché Karchaoui e Majri la vorrebbero avere anche probabilmente il Lione dei maschi. E anche Carpenter e Cascarino. Carpenter va dentro, Parris che scontro con Saragama, rimane giù, testa contro testa, pericolosissimo qui. Da rivedere, che cross però da parte di Carpenter, molto bello, molto teso, la prende molto bene Gama. Chiede scusa Parris, testa contro testa, un po' stordita Saragama, che ieri ha avuto davvero parole molto dolci rispetto a quella che è la chance di giocare di nuovo allo Stadium. Dice, per una partita così top era giusto avere una cornice così super. Intanto qui la parata molto molto bene da parte di Laura Giuliani, che oltretutto, da cui oltretutto rimbalza davanti, quindi lei riesce con grande tempismo e con grande scelta di tempo soprattutto ad allontanare questo pallone, togliendolo di fatto dalla disponibilità di Kumagai, che era lì pronta al tapin. Molto brava davvero. E dicevo, insomma, Saragama, che ieri ha parlato insomma di questa bellissima occasione di giocare di nuovo all'Allianz, e dice noi qui abbiamo bei ricordi, ce li abbiamo anche noi Marti, insomma sì, di quella bellissima partita che è stata. Intanto ancora Parris, sempre tra le linee, parte l'inglese, poi cede il pallone a Cascarino, la lascia lì, allora Kumagai calcia fuori. Kumagai che da quella posizione ha segnato un gol in finale di Champions. Invito i tifosi italiani in generale, ma quelli del Sassuolo in particolare, perché quando facciamo i complimenti a Miyashi, diciamo che assomiglia a Saki Kumagai, capiranno guardando questa partita che è un complimento veramente grande, perché la giapponese è una giocatrice straordinaria, lei che nasce difensore centrale ma poi ha trovato la sua dimensione davanti alla difesa. Segnarono le due giocatrici davanti alla difesa in quella finale che appunto hai citato del 30 agosto. Prima il gol di Le Sommer e poi Kumagai e Gunnarsdottir, che era da pochissimo venuta via tra l'altro dal Wolfsburg, per cui davvero il più clamoroso del gol delle ex.
Sì, perché così ravvicinato non a memoria, insomma, una che era veramente appena arrivata, che giocava col Wolfsburg fino a una settimana prima, arriva e segna in finale di Champions contro la sua ex squadra. Dieci minuti, 0-0 tra Juventus e Lione. Sembrant per questo calcio di punizione, la bandierina non si alza, la posizione no, si alza adesso e quindi parte al di là della linea difensiva Cristiana Girelli, che scuote la testa, un po' in ritardo la chiamata. Cristiana Girelli che non ha ricordi contro il Lione, ma ce li ha contro la Francia e contro Boadì, perché nel 2018 l'Italia fece un'amichevole a Montpellier che finì 1-1 e Boadì, che è considerato uno dei portieri più forti del mondo fra i pali secondo me, perché poi nelle uscite a volte pecca un po' e soprattutto con i piedi, fece un rinvio sbagliatissimo sui piedi di Cristiana Girelli, che da 30 metri la scavalcò. Quindi Boadì, insomma, sa che deve fare attenzione contro Cristiana. Non può arrivare su questo pallone Carpenter. Qualche indicazione da parte di Vassar. Attenzione alle spalle, dice a Carpenter, closely, cioè stalle appiccicata, inteso a Cristiana Girelli. L'inglese di Vassar all'australiana Carpenter, che ha giocato a Portland, come dicevi tu, negli Stati Uniti, nel Portland Thorns e nel Melbourne City invece. Però insomma è una giocatrice straordinaria, 20 anni, deve stare attenta ai movimenti di Cristiana Girelli. Intanto prova ad andarsene Caruso, che aveva fatto tutto bene, arriva però il fischio e qui si lamenta Rita Guarino, allarga le braccia chiedendo spiegazioni all'arbitro. In effetti qualche dubbio resta, tanto sì. Karshawi. Sono d'accordo, secondo me Caruso era stata brava ad appoggiarsi sulla sua avversaria, ma senza commettere fallo. Dicevamo, la centrocampista più in forma del campionato italiano sicuramente Arianna Caruso, della Juve senza ombra di dubbio. 5 gol in questa stagione già in 9 presenze, ha giocato titolare anche con l'Italia contro la Danimarca. Insomma, per lei che ha 21 anni è sicuramente la miglior stagione fin qui, direi. È diventata grande Arianna Caruso, si è conquistata la maglia da titolare nella Juve in nazionale. Attenzione a Carpenter, che va via Urtig, va via anche al ritorno di Galli, evita anche quello di Bonansea, poi Cascarino va a puntare Urtig. Cascarino vuole un varco per il cross, non glielo lascia bene Cristiana Girelli, allora va dietro da Buchanan, non si fida del suo piede destro, si fida di più di quello di Kumagai. Renard, gran cambio gioco di Renard, buona la chiusura di Barbara Bonansea, che come dicevamo in fase di non possesso è chiamata ad andare a fare la fase difensiva, come in questo caso chiude benissimo sul cambio gioco di Wendy Renard. Adesso è Saragama che va a questo calcio di punizione e proprio ieri Wendy Renard ha detto, insomma, che la capitana, la Juve gioca un po' con a immagine e somiglianza della propria capitana Saragama, che insomma lei conosce perché ha giocato nel Paris Saint Germain e che è sicuramente una giocatrice di grande leadership, così l'ha definita Renard, che insomma anche lei non è proprio l'ultima arrivata. No, direi di no. Però Gaia, Lione ha già affrontato squadre italiane, ha giocato con il Brescia, ha giocato anche con la Torres, perdendo tra l'altro 10 anni fa, poi magari lo racconteremo. Ma erano squadre che per il Lione erano disconosciute. Arrivavano in Italia e dicevano, vabbè, la nazionale è quello che è all'epoca, il campionato italiano così così, oggi arrivano e trovano Linda Sembrant, Saragama, Lina Urtig, trovano delle giocatrici che conoscono, perché conoscono a livello internazionale, e poi conoscono la nostra nazionale perché un anno e mezzo fa, insomma, al mondiale abbiamo fatto, direi, una discreta figura, per usare un eufemismo, siamo arrivate fra le prime 8 loro, del mondo. Tra l'altro. Assolutamente, sì sì. Anche loro sono uscite nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, che insomma è un uscire tutto sì, sommato a testa alta, sì, anche per come è andata poi la partita. Di fatto, gran palla dentro, attenzione Urtig calcia col sinistro, non so perché abbia scelto di andare subito alla conclusione, qui poteva aspettare, c'erano pronte Cernoia e Bonansea in mezzo, ma gran palla proprio di Bonansea per l'inserimento di Lina Urtig.
che ha perso un po' il passo, ma qui poteva fermarsi e aspettare. Sì, troppa fretta qui da parte della giocatrice svedese, che magari sente anche la responsabilità di essere schierata dall'inizio in una partita così importante. Beh, però segnali di Juve. Assolutamente, segnali poi che stanno facendo le cose giuste, perché Bonanzera ha fatto esattamente quello che deve fare. Copre bene Irinen, poi però attenzione perché c'è Majri, area di rigore, Majri vuole ancora un pallone dentro, Irinen chiude bene ma soprattutto trova in ripartenza immediatamente Lina Urteg che aspetta l'arrivo di Arianna Caruso. Si deve fermare e trova centralmente Cristiana Girelli, dall'altra parte c'è Bonansea, cerca un varco per servirla, perde un tempo di gioco, la Juve deve tornare con calma da Galli, allora Irinen adesso serve... Bonanzea, dentro chiama palla Girelli, anche Lina Urtig sul secondo palo, il pallone per Urtig! E il gol del vantaggio della Juventus! La Juventus è avanti al 16° minuto con quella che è partita titolare oggi per la prima volta, Lina Urtig 1-0. Applausi a lei, applausi a Rita Guarino che ci ha visto giusto, che ha fatto la scelta che non ci aspettavamo, Gaia, ma che Juve. 15 minuti non solo di gioco, ma di grandissima personalità per le ragazze bianconere. Bellissimo il gol, prima di colpire di testa, va con esperienza ad allontanarsi dalla marcatura di Carpenter che non è esattamente molto attenta in questo frangente, per usare un eufemismo. Lascia quel metro a Lina Urtig di testa, ci arriva perché lei è i centimetri, perché lei è stata scelta per questo, perché ha avuto ragione Rita Guarino e perché la Juve è avanti 1-0. Tutta l'azione bella, brava Caruso, fredda, cerca Girelli che voleva palla, che ha allargato, ha giocato in orizzontale la Juve, poi ha trovato l'imbucata giusta nel momento giusto, perfetto il pallone di Barbara Bonanzea che non deve solo segnare ma riesce anche a far segnare. E ora occhio perché Lione quando si arrabbia fa tanta paura. Perché invece quando è tranquillo no. Pallone verso il secondo palo, perfetta ancora l'uscita di Laura Giuliani. Rimane giù Cascarino, si rialza, Carpenter torna dentro l'area, allontana Cernoia. C'è Gunnarsdottir a sinistra, Karshawi, break con Bonanzea, non c'è fallo secondo l'arbitro. Si prosegue. Girelli. Cerca un rimpallo che la favorisca, non ci riesce. E allora si torna da Renar Kumagai, ancora Buchanan. Buchanan allarga benissimo, il gioco a sinistra, questa volta non c'è Bonanzea a darle fastidio. Allora punta Majri, punta Irinen, Majri dentro, Gama, un rimpallo alla fine. Il pallone va in calcio d'angolo. Con Aurora Galli che non si aspettava il colpo di testa sul volto da parte di Saragama. Sì, forse un pizzico di ansia da parte di Saragama perché c'era Laura Giuliani alle sue spalle. E allora Jennifer Marojan, attenzione a Wendy Renard. Proprio il pallone per lei. Viene messa giù però Laura Giuliani. C'è fallo in attacco, dice Hussein. Ancora molto molto coraggiosa Laura Giuliani che qui va altissima a prendere questa palla sulla quale c'erano sia Renard sia Buchanan. Sembrant, Boatin, non c'è un attimo di respiro, è una partita bellissima. Urtig, bene per Caruso, ancora Boatin, deve rifugiarsi da Linda Sembrant. La chiama Laura Giuliani, fa girare la Juve. Avvolge il Lione adesso a destra con Gama in profondità a cercare Bonanzea, la chiude ottimamente Karshawi, davvero bravissima l'esterna mancina del Lione, è arrivata nell'OL nel giugno scorso e dopo due mesi era titolare, neanche due mesi era titolare contro il Wolfsburg in finale. Irinen, la sua notoria velocità le consente di anticipare Parris, poi Bonanzea usa i centimetri, forse una spinta, non secondo Hussein che lascia molto giocare. Si riparte da Sara Buadì. Saki Kumagai riceve palla sulla linea difensiva, la giapponese originaria della contea di Sapporo, prefettura di Hokkaido, nota soprattutto per aver ospitato le prime Olimpiadi invernali in Asia nel 72.
E poi naturalmente, come tu ben saprai, anche per la birra. Aspettavo che tu lo dicessi. E anche nota per aver dato i natali a una campionessa del mondo che oltretutto ha segnato il rigore decisivo nella finale dei mondiali e anche nella finale di Champions del 2016 che abbiamo ospitato qui in Italia a Reggio Emilia fra Lione e Wolfsburg. Il pallone a sinistra, Majri ancora a puntare Irinen, Majri e Mancina, la chiude proprio lì, palla dentro per Marojan, bene Sembrante, poi il colpo di testa per ultima è di Parris. Brava. E quindi sarà rimessa dal fondo. Bravissima Linda Sembrant, che conosce tanto bene Jennifer Marojan per averla affrontata tante volte in sfide bellissime come sono sempre quelle fra Svezia e Germania. Jennifer Marojan, che va di moda, Gaia, no? A definire le giocatori e giocatrici con certe caratteristiche tuttocampisti, e secondo me nel calcio femminile la tuttocampista migliore che incarna meglio questo ruolo è Jennifer Marojan, che può fare anche l'attaccante esterno, può fare tutti i ruoli da centrocampo in su. Ancora Kumagai, Marojan di prima, Kumagai si va a destra da Cascarino che non passa ma vince un rimpallo, poi però è brava Boattin, Girelli, giochetta e perde palla, cerca di recuperarla, Cascarino va, il fallo non c'è, la rimessa laterale è per la Juve. Con calma Boattin, sui piedi di Kumagai, Gunnarsdottir va dentro, Saragama viene anticipata da Parris che però è innocua con questo pallone che termina sul fondo. Nikita Parris, che ha 26 anni, quindi veramente ormai ha raggiunto la maturità, lei è cresciuta nell'Everton, poi Manchester City, lei è tifosissima del Liverpool, quando era piccola si faceva sempre regalare ogni anno il completino del Liverpool nuovo e aggiornato e andava in giardino a giocare, faceva finta di essere Fernando Torres, e poi però ha giocato nell'Everton fino appunto ad arrivare al Lione. Carpenter, Boattin di testa, bene, in mezzo al campo Cernoia, anticipa, poi però c'è Kumagai e allora Majri, attenzione alla rapidità, arriva anche Karshawin, sovrapposizione, premiata invece Gunnarsdottir, dentro questo pallone Irine non si fida, c'era Laura Giuliani, ha fatto bene la finlandese ad allontanare in rimessa laterale per evitare problemi maggiori, anche perché davvero Karshawin è velocissima. Parris, eccola qui, buono il tocco laterale ancora Karshawin, dentro per questo cross. La chiama Laura Giuliani, questa volta non benissimo, benissimo invece Lina Hurtig che salva la Juve, salva Giuliani ed è lei che sta decidendo questo match, guarda qui. Questa è l'esperienza di Lina Hurtig, che comunque è giovane, però l'esperienza al mondiale, nonostante non sia stata titolare, insomma, qualche anno fa quando i giornalisti svedesi chiedevano a Pia Sundhage di convocare Lina Hurtig, lei diceva bisogna aspettarla, non la voglio bruciare, è fortissima, diventerà un attaccante, una delle migliori d'Europa, però datele tempo. E questo alla fine, ovviamente Lina Hurtig non era contenta di questo, però invece l'allenatrice svedese ha fatto bene, perché sta raggiungendo una maturità incredibile. Comunque allo stadium è ufficiale, segnano solo le scandinave. Dopo il gol di Pedersen contro la Fiorentina del 24 marzo 2019 con i 40.000 dell'Allianz, intanto Gunnarsdottir, c'è Giuliani che le dice di no. Gran parata, ancora mano aperta di Laura Giuliani, molto brava. E qui Buchanan va altissima. Marojan. Dopo Pedersen, dicevo, a segno danese, a segno Hurtig svedese, insomma manca Sembrant, cioè Irinen, ne abbiamo di chance. C'è che ce n'è qualcuno anche di là. Cascarino al limite dell'area, c'è Caruso su di lei, Cascarino con questa imbucata direttamente tra le braccia di Laura Giuliani. Qui rivediamo il gran destro di Sara Björk Gunnarsdottir, è bella anche la parata da parte di Laura Giuliani. Laura davvero, Gaia, sta attraversando un momento, dopo quell'errore contro la Danimarca, questa è la forza, no, mentale dei portieri, che dopo un errore non si buttano giù ma lavorano, ma continuano ad impegnarsi, ma dimostrano di essere solide.
e oltre ad aver fatto dei numeri niente male nel ritorno proprio in nazionale contro la Danimarca, anche oggi Laura conferma di essere in un grandissimo momento di forma. Renard, addirittura Marojan viene nella propria metà campo per prendersi questo pallone. Renard, cambio gioco, molto interessante, molto bello, perfetto il controllo orientato da parte di Carpenter, che poi arriva sul fondo, non riesce questa volta a girarla al centro anche per la pressione da parte di Lina Hurtig. Il rinvio da parte di Laura Giuliani, vuole tutte su, quindi andrà a rinvio a cercare la testa di Urtigo Girelli. Trova quella di Kumagai, ma attenzione perché può partire Cernoia. Buono questo pallone per Bonansea. Renard arriva con Bonansea che si è allungata leggermente nel controllo. Poteva essere davvero una grande chance. E infatti mani nei capelli per Barbara Bonansea. Sì, si è allungata pochissimo il pallone, la palla di Cernoia era perfetta. Ora Girelli. Ancora il tocco per Cernoia, va dentro l'area a cercare Hurtig, c'è l'uscita di Boaddi, precisa questa volta, sulla testa bionda di Lina Hurtig. Gaia, io non so come finirà, non solo questa partita ma anche il ritorno, però la domanda di Rita Guarino... Se questa lo sapessi, partita... No, esatto, non ve lo direi, ma non credo. Rita Guarino, quando ha detto questa partita, ci dirà se siamo cresciute, le rispondiamo noi. Sì, siete cresciute tanto, a prescindere da tutto, perché questi sono stati 25 minuti di grande calcio, ripeto, di grande carattere. Gundarsdottir anticipa Gama, attenzione ancora alla Lione, Gundarsdottir la posizione regolare, il pallone dentro allontanato da Galli, poi ci prova ancora Karshawi sul secondo palo, Hurtig in vantaggio su Carpenter, viene incontro Caruso, gran finta su Kumagai, benissimo Arianna Caruso, non in questo passaggio dove arriva Marojan che ha anche il tempo per cambiare dall'altra parte dove c'è Kumagai, il tocco di Maggiorie per Cascarino. Lungo, deve rincorrere Cascarino, poi però è brava ancora ad andare da Maggiorie che ha lo spazio per calciare col sinistro, lo fa per fortuna della Juve, centrale dove arriva Laura Giuliani, ma attenzione perché palla a terra con la destrezza tecnica delle giocatrici del Lione, si rischia parecchio. Ma poi è stata brava Marojan a fare blocco, no? Quasi cestistico per far passare la sua compagna di squadra, Majdi, che col sinistro di solito fa meglio, per fortuna non in questo caso. Bene Girelli nel controllo, Buchanan non la tiene, fuori gioco di rientro di Cristiana Girelli. Peccato perché aveva tenuto un gran pallone la 10 della Juve, 9 su 9 in campionato, già che l'anno scorso aveva vinto la classifica della miglior marcatrice della Serie A, per quanto insomma, come ricorderete, una classifica a metà, insomma, o comunque terminata prima del dovuto, quest'anno è a 9 su 9, vuole replicarsi andando ancora meglio della scorsa stagione. Gama qui in anticipo, non riesce però a tenere in campo il pallone. Centralmente Kumagai, prova a non avere fretta il Lione. Gundarsdottir per Buchanan, che lascia sempre l'incombenza del lancio a Renard. Gundarsdottir, 1-2 che riesce, palla in profondità, che grande idea! E soprattutto arriva il giallo per Bonansea, che va sul caviglia di Maggiorie ed è calcio di rigore. Calcio di rigore. L'ha deciso dopo Hussein, calcio di rigore per il Lione. Rivediamo tutto. Palla dentro, non era calcio di rigore. No, ma era me. Due metri fuori più che altro. Due metri no, ma era comunque fuori. E questa è una scelta non azzeccata da parte di Rim Hussein, l'arbitro di oggi. Infatti Bonansea si lamenta. Non tanto per il giallo. No, ma il fallo secondo me ci sta, Ha preso un po' anche la gamba, però era nettamente, secondo me, fuori area.
E allora Renard contro Laura Giuliani. Parte il capitano del Lione, va Renard, la palla dove Giuliani non può davvero arrivare, è 1-1, sfortunata la Juve, la scelta non corretta a mio avviso da parte di Hussein, il fallo di Bonansea su Karshawi era fuori dall'area di rigore, almeno di un metro, il rigore di Renard è perfetto, perfetto. Fa tutto, il capitano fa tutto. Segna non solo su calcio di rigore, ricordiamo un suo gol in una finale di testa, sfortunata la Juve, un errore della direttrice di gara, non aiutata neanche probabilmente dall'assistente, ha deciso lei, però la Juve deve continuare a giocare come ha fatto fin qui, con lo stesso carattere. Tra l'altro ci ha pensato un po' Hussein, perché prima è andata a ammonire Bonansea, poi ci ha riflettuto e secondo me ha fatto segno sia Bonansea sia le giocatrici della Juve che si stavano lamentando del segno che c'era, diciamo, sulla zolla, sul prato dell'Allianz. Ma sì, è vero che Karshawi poi è caduta dentro, ma il fallo era secondo me nettamente fuori. Quindi una gancia Girelli e allora l'anticipa Buchanan che torna con calma da Buadì, poi avremo modo anche di rivedere. E dovrebbe essere Gaia il gol numero 27. Tanto attenzione a Majri, va a calciare Majri il pallone direttamente, sì, in fallo di fondo. 27 di Wendy Renard, difensore centrale in Champions League. Ora non so quanti difensori centrali possono avere nel loro Eccolo curriculum. Eccolo qui, scusa Marti, abbiamo rivisto il fallo. Scusa, ma volevo raccontare appunto la sfortuna. Qui attenzione però Urtig, può andare contro Buadì, può tornare in vantaggio la Juve, Urtig si lascia ipnotizzare da Sara Buadì. Come un gol Elina Urtig con le mani sul volto. Buadì salva il Lione, vince un rimpallo, la svedese arriva davanti a Buadì. La finta di calciare sulla destra, ma va giù benissimo Buadì, creando volume alle sue spalle e col piede di richiamo va a togliere la chance alla Juventus di tornare in vantaggio. Che occasione per Urtig. Qui Buadì è stata bravissima perché non ha boccato a finte, è rimasta in piedi fino all'ultimo. È chiaro che c'è più l'errore di Lina Urtig. Sembrava un po' il gol che ha subito il Lione contro il Paris Saint-Germain. Palla rubata, contropiede e gol di Katoto. Qui non è riuscita Urtig, però questo è il modo in cui la Juve deve giocare. Cioè pressando molto, cercando di rubare palla e ripartendo. Però c'è, la Juve non si è fatta abbattere dal gol del pareggio. Un po' sfortunata in questi minuti la Juventus. Prima con il calcio di rigore concesso a Karshawi, che ricorda un po' il calcio di rigore che dettero a Ronaldo in Real Madrid Juventus del 2018. Attenzione qui perché lascia il pallone Boattina all'uscita di Giuliani, stava per approfittarne Cascarino. Era il 2018 appunto quando fu la sfida tra Real Madrid e Juventus e ci fu quel rigore contestato a Ronaldo, il modo in cui l'ha segnato trovando l'incrocio dei pali esattamente come Renard, anche Ronaldo lo calciò così. Ora Kumagai. Pallone sulla sinistra per Karshawi, poi si lotta Gunnarsdottir meglio di Cernoia, altro pallone però in profondità. E allora vediamo cosa inventa Girelli, va Bonansea, il pallone per Barbara Bonansea, Karshawi è velocissima e la anticipa. Sfida bellissima quella tra Bonansea e Karshawi, con per ora l'esterna francese che ha avuto la meglio. Sì, Bonansea deve sfidare a duello le due centrali perché in velocità Karshawi è davvero un'avversaria troppo ostica o comunque alla pari, a volte può averla meglio la Juventina, a volte la francese. E allora calcio di punizione interessante per la Juventus, Valentina Cernoia
pallone largo per Boattin che può andare di prima dentro l'area, è buono il suo break su Cascarino, Boattin, pallone passa, poi c'è Majuri che la stava combinando grossa con il piede destro, lei che è mancina e Boattin si lamenta. Bravissima però qui Boattin a saltare Cascarino. Eccolo qui, perché in realtà tocca. Questo intanto è l'occasione di Urtig, abbiamo rivisto il replay, intanto però c'è il calcio d'angolo. Poi avremo modo comunque di rivederlo meglio. Il secondo tocco di Bonansea potrebbe essere sul ginocchio destro. Del suo ginocchio destro su piede sinistro e in area di rigore, però avremo modo insomma di vederlo con più calma, anche perché davvero non c'è un attimo di respiro. Adesso è la Juve che ha preso coraggio dopo quell'occasione di Urtig, secondo me straordinaria. Arianna Caruso sta giocando una partita fantastica. Questa è la sicurezza, no? Che ti viene dall'esperienza di aver giocato titolare una gara importante come quella con la Danimarca. Cresci così, cresci giocando le partite difficili. È per questo, scusa, che questo sorteggio è stato sfortunatissimo per la Juve, ma per le nostre ragazze, soprattutto per le giovani, è fondamentale sfidare questi avversari. Colpo di testa di Kumagai, Marojan, Gunnarsdottir, Majri prova ad abbassare leggermente il ritmo il Lione, per quanto non sia una squadra che ami abbassarlo, ma la Juve sta facendo anche questo, alza il ritmo, riparte con velocità, con cattiveria, come dimostrato dall'occasione di Lina Urtig. Boattin, come gioca alta Gaia Boattin, veramente difensore aggiunto sulla sua tre quarti. Ancora Bonansea, buon recupero, parte Bonansea, Urtig è tutta libera, Bonansea tiene il pallone, adesso va da Lina Urtig che può tornare al centro. Urtig ci prova e l'autogol di Buchanan, torna in vantaggio la Juventus, 37 minuti e 2-1 per la Juve, ancora protagonista Lina Urtig, l'autogol di Buchanan. L'autogol è sfortunato Gaia, ma l'azione è stata bellissima, ancora su una palla recuperata, bravissima Bonansea a farsi tutto il campo, scelta giusta quella di Urtig che ha alzato la testa. Ha visto Caruso al centro, tornava anche Bonansea e qui Buchanan fa un mezzo disastro, anzi un disastro intero. C'è la deviazione di Carpenter che rende il pallone di difficile interpretazione per Boattin e per Buchanan, ma la fortuna gira e allora dopo l'errore di Urtig la Juve torna avanti con un po' di fortuna, ma davvero con una partita che sta giocando almeno fin qui in maniera esemplare. È una splendida Juve quella di oggi Gaia, in modo meritato. La Juve sta giocando meglio del Lione, sta giocando meglio, ha avuto più occasioni, è vero, sta sfruttando anche degli errori, sono umane, sbagliano anche loro. Attenzione però alla risposta, Majri, palla dentro ed è bravissima Laura Giuliani con Sembrant che ha sentito il richiamo del proprio portiere. Giuliani c'è arrivata, ma che paura, con Parris in agguato. Galli, si torna da Irinen, ancora Gama e adesso il ritmo lo abbassa la Juve, come 2-1. È durato soltanto 7 minuti il pareggio di Wendy Renard su calcio di rigore e adesso è Carpenter che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Attenzione a Marojan, si ferma alla tedesca, trova il rimpallo con Boattin, Valea la rimessa laterale, Jennifer Marojan che ha vinto a ottobre il premio come miglior centrocampista della stagione scorsa di Champions League, assegnatole dalla UEFA. Sì, il fatto è che su 5 premi, 4 sono andati a Lione, perché miglior allenatore, ovviamente, miglior portiere, miglior difensore Wendy Renard. Majri, ben imbeccata al limite dell'area, non è altrettanto brava. Era Karshawi, chiedo scusa, a dare con i tempi giusti il pallone in profondità a Nikita Parris. E allora è agevole l'uscita di Laura Giuliani, che però è concentratissima. Tutta la Juve
sta giocando una partita straordinaria. Io credo che nessuno la vigilia si aspettasse, con tutto il rispetto naturalmente per quella che è la squadra più forte d'Italia, però insomma nessuno si aspettava una partita così, ed è una partita meravigliosa da commentare e da vedere. Bene, ancora in recupero Lina Hurtig, anche lei chiamata a fare le due fasi con Bonansea e Hurtig, che creano addirittura una difesa 5 quando necessario, abbassandosi. Ora perde il rimpallo però in mezzo al campo Galli, e allora ci prova Gunnarsdottir, che va da Majori, torna da Gunnarsdottir, dentro, bene Gama che anticipa Parris, e poi Girelli la gira per Bonansea, il colpo di testa di Karshaoui, non ci arriva Majori, ci arriva Galli, e Bonansea non controlla sull'attacco di Renard, che però va in confusione, e allora fa paura alla Juve, a questo Lione, ed è rimessa laterale per le bianconere. Okay, il fatto che la Juve faccia paura a Lione davvero è sorprendente, ma sorprendente non è assolutamente una critica. Il Lione ha scricchiolato un po' in campionato, però resta il fatto che... Intanto rivediamo l'autogol di Buchanan, sfortunato sì, perché c'è stata quella deviazione, eccola qui, con la punta del piede di Carpenter, che ha fatto impazzire il pallone, e Buchanan era assolutamente mal posizionata, il corpo verso la porta da non mettere mai, ci mette il piede anche in anticipo peraltro su Boadì, che era uscita bene per andare bassa in presa. Davvero brutto stilisticamente l'autogol della canadese. Bene per la Juve però, che è tornata avanti. Canadese che ha esordito titolare in nazionale a 20 anni, al mondiale proprio, giocato in Canada, e sembrava un fenomeno, resta un'ottima giocatrice, ma quando ha esordito ha impressionato veramente tutti. Buchanan prova a farsi perdonare portando sul pallone, andando sulla destra da Carpenter, che va a sfidare Hurtig. Ancora Buchanan, aggira Caruso con il fisico. Buchanan si appoggia a Cascarino, che riesce a passare per Gunnarsdottir, non ne vede un vantaggio tratto dal Lione Hussein, e forse meglio così, ma era comunque spalla alla porta Gunnarsdottir, l'islandese. Sì, ha aspettato un po'. Qui c'è il fallo di Caruso su Buchanan. Sorrido perché Caruso ha una grinta che davvero sorprende, per quella che invece poi è la sua timidezza fuori dal campo, invece poi in campo diventa davvero... Capita spesso, no? Di vedere giocatrici che fuori sono timidine e poi si trasformano appena entrano in campo. Qui occhio, perché Majori ha un sinistro che fa tanta paura. Sicuramente una posizione molto defilata, proprio al limite dell'area grande. Tirare in porta è difficile, scegliere il palo, il primo palo, è la soluzione di solito più percorribile. Vedremo se invece metterà al centro, come presumibile, Amel Majori. Invece no, calcia sul primo palo e fa vicinissimo al gol del 2-2. Magico sinistro di Amel Majori, nata a Monastir in Tunisia, ma poi naturalizzata francese, e dal 2007 nel Lione. Guardate di quanto è uscito questo pallone, bellissimo. Sì, veramente di poco. Lei tra l'altro ha giocato con la maglia della nazionale tunisina fino all'Under 20, poi siccome era veramente molto forte, sai, quelle che hanno magari la doppia nazionalità vedono, perché è difficile giocare in Francia, no? con la maglia della Francia, visto il valore della nazionale francese. E poi invece hanno detto no, guarda che tu con la Francia ci puoi giocare, come? Allora ha scelto le Bluette. Prova a stringere un po' i tempi di gioco adesso il Lione, con il pallone gestito a sinistra. Ancora un minuto da giocare, più eventuale recupero. C'è il fallo netto. Messo su Karshaoui. L'intervento di Caruso è da giallo secondo Hussein. Eccolo qua.
E allora sono già Bonansè e Caruso da una parte e Buchanan dall'altra. E Jennifer Marojan è concentrata per questo calcio di punizione. Battuto corto, Karchaoui va ancora da Marojan, che deve liberarsi di Bonansea. Schema non granché da parte del Lione, che adesso torna addirittura a destra da Carpenter. Poi Majori dà uno sguardo dentro. Lina Hurtig l'allontana questo pallone, dove ancora Karchaoui controlla ma male. Allora Galli, può ripartire la Juventus. A sinistra c'è Caruso, Galli tiene palla. Va adesso da Arianna Caruso, Carpenter su di lei, vuole il fallo Caruso e c'è il fallo, secondo Hussein, brava e intelligente e furba Arianna Caruso, si prende questo calcio di punizione. Che ma... Hai usato te tutti gli aggettivi, furba mi sembra quello migliore, ha cercato questo fallo, l'ha trovato. Cernoia dentro, il pallone che stava arrivando per la girata di Cristiana Girelli, anticipata sul più bello. E allora Gama, ma è ancora la Juve a far paura. Boattin dà uno sguardo dentro, poi sceglie saggiamente di tornare da Cernoia. Altro pallone interessante al limite dell'area. Caruso può calciare, Renard la blocca. Pericolosissima la Juve. Adesso però attenzione, perché è pericolosissimo anche il Lione in ripartenza con Cascarino, che però sbaglia il tocco per Parris, allora Irinen. Prima Gaia Caruso ha perso il tempo per calciare, perché ce l'aveva già il pallone sul destro, ha aspettato troppo ed è tornata Renard, che con le sue gambe dal suo 1,87 m è riuscita a contrastare questo tiro, che però secondo me doveva arrivare un attimo prima. Sono 2 minuti di recupero, ne manca uno ancora da giocare. Girelli vuole proteggere. Meglio Karchaoui, che si prende anche la trattenuta e il calcio di punizione per l'ultima occasione di questo primo tempo per il Lione, ma la palla era in movimento, da ripetere il calcio di punizione. Renard, Karchaoui, Buchanan, 30 secondi, Renard. Ancora Buchanan, non sembra voler spingere in questo finale. Pallone per Carpenter, alle spalle di Carpenter, che deve rincorrerlo, tenerlo in gioco. Lo fa appoggiandosi non bene a Majori. Sono state invertite le esterne, tra l'altro, del Lione, con Majori a destra e Cascarino a sinistra. Duplice fischio, rivediamo prima di andare in pubblicità il calcio di rigore. C'è un primo tocco, il secondo tocco col ginocchio sinistro di Bonansea. Probabilmente dentro l'area, e credo che abbia punito quel secondo tocco Hussein. In ogni caso finisce 2-1 in favore della Juventus questo primo tempo, al 16° Hurtig, al 30° il rigore di Renard e al 37° l'autogol di Buchanan. È un primo tempo straordinario per la Juventus. Ci fermiamo, torniamo per vivere insieme le emozioni del secondo tempo di questa splendida Champions League. Inizio del secondo tempo di questo Juventus Lione, che sta davvero avendo un straordinario spettacolo per quello che riguarda la partita della Juventus, per quello che riguarda lo scenario, per quello che riguarda un match davvero super tra Juve e Lione. Lione, campionessa d'Europa in carica, Juventus che sta vincendo 2-1, al 16° il gol di Lina Hurtig di testa sull'assist di Barbara Bonansea, al 30° il calcio di rigore che comunque rimane dubbio, l'abbiamo visto più volte il replay, c'è un primo tocco, c'è un secondo tocco che probabilmente è in area di rigore, quello è stato punito del ginocchio destro di Bonansea su Karchaoui, e poi l'autogol di Buchanan
Secondo tempo che inizia adesso, il primo pallone per la Juve, ci auguriamo naturalmente che la partita si svolga al stesso modo anche in questi secondi 45 minuti, una Juventus straordinaria, compatta, cattiva, chiaramente agonisticamente parlando, ma soprattutto abile a ripartire con la tecnica di Bonansea, la fisicità di Hurtig, l'intelligenza di Girelli, un centrocampo assolutamente unito, un centrocampo organizzato, quello con Cernoia, Caruso e Galli, una difesa attentissima con Irinen, secondo me che ha fatto benissimo, davvero molto difficile su quella catena mancina con Karshawi e Majeri, finora ha fatto talmente bene, tanto che Vasseur nella finale del primo tempo addirittura ha cambiato gli esterni mandando Cascarino dalle parti di Irinen e Majeri a piede invertito dalle parti di Boattin. Adesso c'è questo lancio in profondità per Marojan, anche lei ha trovato davvero pochi spazi tra le linee, è una giocatrice che va servita chiaramente con la possibilità di vedere la porta, vedere l'imbucata, vedere le tracce, vedere le compagne più avanti, non è mai stata servita in quelle condizioni e questo è un bene. Sì, Lionica ha sbagliato tanto nel primo tempo, ma è stata anche la Juve a forzare gli errori, perché ha pressato alto, ha pressato molto molto bene, ha messo appunto le giocatrici francesi nelle condizioni di sbagliare. Juve che ha fatto quello che doveva fare, cioè proprio poi sfruttare questi errori, approfittarne, e ancora ripenserà forse Lina Hurtig all'errore che ha fatto sola davanti a Boadì, però comunque per la svedese è davvero un'ottima partita, un gol fatto e un'autorete procurata. Un brivido di freddo per Rita Guarino, che però può scaldarsi con la prestazione delle sue ragazze. Ora Cernoia va dentro l'area di rigore, il colpo di testa di Caruso che era tutta sola e poteva coordinarsi meglio per andare a cercare la porta. Ancora una strepitosa punizione di Cernoia, ancora Caruso a farsi trovare dove la difesa del Lione concede, e cioè nelle parti centrali. Buchanan non si dimentica di Caruso, non la segue Kumagai in mezzo al campo, si lamenta la giapponese con Buchanan, ma lì non c'era né fuori gioco e non era nemmeno da farlo, con una palla sulla tre quarti sempre insomma complicato, fuori gioco tant'è che non c'era minimamente. Sì, c'era anche Girelli ma alle sue spalle, ma era coperta da Gunnarsdottir, quindi comunque ha fatto bene Caruso a non lasciarla, anche perché era ovviamente posizionata molto meglio. Ora Sembrant, colpo di testa proprio di Gunnarsdottir, poi Cernoia, molto bene per Girelli, c'è Hurtig larga, ecco la servita, woman of the match Lina Hurtig fino a questo momento. Qui Carpenter è attenta e le strappa via il pallone, si torna da Cascarino, si va da Marojan che è sempre spalla alla porta e questo a Lione serve poco. Ancora Carpenter, non si fida e non si affida a Boadì, lo fa adesso sulla pressione di Girelli, rischia tantissimo qui Boadì, c'è Buchanan che può ricominciare per il Lione. Il cambio gioco dall'altra parte è per Karshawi, controllo approssimativo ma orientato bene, allora può partire la francese. Ancora Karshawi, se l'allunga e Saragama la ferma con il fisico, con la potenza, con la sola imposizione del suo corpo, bravissima sì. Saragama. Sì, Karshawi si è allungata leggermente il pallone, però Saragama era al posto giusto, nel momento giusto, senza far fallo, ha semplicemente contrastato l'arrivo della giocatrice francese. Palleggia la Juve. Gama costretta al rilancio, solitamente non una buona strategia, meglio palla terra sulle ripartenze, proprio da due ripartenze sono arrivati i gol e la grande occasione. Altro lancio lungo di Buchanan, abbiamo adesso capito perché lascia sempre l'incombenza a Renard, praticamente un passaggio a Laura Giuliani. Marojan va a pressare alta Sembrant, Caruso adesso ha alzato il baricentro, il Lione naturalmente, qui Caruso non controlla bene, l'ultimo tocco è bianconero, dice Hussein, non è d'accordo Arianna Caruso. Dai però, dice all'arbitro, come una bambina direbbe una madre. Dai però all'arbitro tedesco, che ovviamente non ha capito, ma ha capito la gestualità, il tono, la mimica facciale. Ancora Caruso, splendida su Marojan. Sembrant si perde un po' nel servire una compagna che però nessuno si faceva vedere. E adesso c'è un problema in mezzo al campo, credo per Gunnarsdottir.
Non serve lo staff medico, intanto lo sguardo concentrato di Laura Giuliani, quello di Linda Sembrant. L'islandese Sara Gunnarsdottir, 30 anni, più di 130 presenze in nazionale, lei che ha giocato nei top club europei come il Wolfsburg, ma non solo, lei è cresciuta nel Rosengard, squadra svedese dove, per far capire, è cresciuta Marta. Ha già scritto una sua autobiografia, come fanno ormai già le calciatrici nonostante siano giovani, che si intitola Inarrestabile. Prova a essere inarrestabile Karchaoui, che va da Majri, tutt'altro che inarrestabile. Saragama fa blocco per far arrivare il pallone a Girelli, poi la stessa Gama va al centro sperando in un taglio di Hurtig, che però non può davvero essere ovunque. E allora Lione con Buchanan e Renard. Si va a destra da Gunnarsdottir, che si è ripresa dal pestone con Sembrant. Boattini in anticipo su Marojan, buono il pallone raccolto prima da Galli poi da Caruso. Si destreggia bene nel palleggio la Juve, non va in affanno, e questa già è una grande notizia, perché insomma contro una squadra così è facile avere paura. Solo in alcuni momenti forse abbiamo percepito un po' di ansia, ma per il resto direi una Juve lucida, una Juve matura, una Juve attenta e concentrata, che non sta concedendo praticamente nulla. E abbiamo visto 10 secondi fa il contrasto vinto da Aurora Galli, che è riuscita a tenere la palla sull'arrivo di Jennifer Marjan, che cercava di sradicarglielo, e questo veramente fa capire quanto le nostre ragazze siano cattive e non abbiano soprattutto paura, perché qui si trovano di fronte a una quantità di titoli europei e mondiali incredibili. Si gira però qui bene su Sembrant Parris, che può andare a destra da Cascarino, arriva velocissima Carpenter, bellissima la chiusura della giocatrice migliore di oggi, Lina Hurtig, e Rita Guarino ha sempre ragione. Sì, ha sempre ragione in questo caso, e Gaia, è un po' scontato, una battuta scontata, ma veramente Carpenter stanotte se la sogna Lina Hurtig, perché ovunque sta riuscendo in modo perfetto a contrastare la giocatrice australiana. La prima volta da titolare per Lina Hurtig, non poteva andare meglio con la maglia della Juventus, a piccole dosi in campionato, qui serviva lei e come. Palla dentro, il colpo di testa da parte di Renard, voleva l'angolo, invece l'ultima a toccare è lei, pericolosissima con i suoi centimetri, Wendy Renard, originaria della Martinica, Schœlcher, la città in cui è nata. 1,87 m. Ecco qui la sua girata di testa, molto bella, arriva puntuale sul pallone, non è precisa però nel trovare la porta, e la Juve ringrazia. Galli va in profondità per il movimento dentro fuori da parte di Girelli, che galleggiava sulla linea del fuorigioco, non ha alzato comunque la bandierina, anche perché c'è il possesso per il Lione con il pallone recuperato. Karchaoui adesso si va a sinistra, dove ha avuto meno chance il Lione rispetto alla catena di destra, perché Bonansea sta facendo un gran lavoro, anche se poi lei è stata a commettere quel fallo che ha concesso il calcio di rigore, però è brava ancora una volta a chiudere su Majri, come detto, insomma chiamata davvero a creare quasi una difesa a 5 Bonansea, che sta molto molto bassa, e Marojan prende un pestone. Intanto Gaia Vasser sta preparando due cambi. Dovrebbero entrare Amandine Henry, una giocatrice insomma che sta fuori solo perché il Lione ha in campo già 11 fenomeni, ma il 12° è lei. E poi dovrebbero entrare anche Jenny Skyman e Melville Malar, che è la giocatrice che ha segnato il terzo gol alla Juve nel torneo amichevole, quello di agosto. Quindi insomma tre cambi per Vasser, che non è ovviamente contento della sua squadra. Vediamo intanto come sfrutta questo altro calcio piazzato il Lione, che nel primo tempo, al secondo minuto, con Gunnarsdottir è andata vicinissimo al vantaggio. Renard non può arrivare, la spizzata è, indovinate un po' di chi? Lina Hurtig, che la mette in calcio d'angolo, altra chance però dalla bandierina per il Lione. Adesso stringe un po' la squadra di Vasser dalle parti di Laura Giuliani, senza però di fatto al momento essere stata particolarmente pericolosa. Eccola qui, inquadrata giustamente, cercata dalla telecamera, la svedese Lina Hurtig. Boattina appostata sul primo palo. Hurtig, come vedete, non ha marcature, è in marcatura sul pallone. Lei è la più alta, lei deve andare a cercare palla e allontanarla il più possibile.
pallone sul primo palo dove si avventa molto bene Bonansea. E allora la rimessa laterale comunque per il Lione che rimane lì a cercare Mangerie. Carpenter, buona la difesa di Boattin che trova anche Girelli, vuole proteggere, lo fa facendo carambolare il pallone sullo stinco di Mangerie che adesso torna nella sua posizione di sinistra, mentre Boattin con grande calma può andare alla rimessa laterale. Buchanan non ha un controllo felice, ma Girelli arriva con estremo ritardo ad andare a pressare su di lei. Renard, Karchaoui, servita a Mangerie, si è mai riuscita a girare su Irinen. Kumagai, ancora Mangerie, palla addirittura da Buaddi, prova a avvolgere la Juventus il Lione con Buchanan. Ancora una volta sceglie saggiamente di non andare al lancio lungo, lo fa Renard che invece è precisissima, però è attenta Lisa Boattin, la rimessa in attacco ed è per il Lione. E allora eccoli qui i cambi con Amandine Henry con il numero 6 e con il 28 Melvin Malar. Allora è Gunnarsdottir a lasciare il campo ad Amandine Henry che ha giocato titolare nella gara contro il Le Havre, dove quanto detto sia da Renard sia da Vasseur c'è stato un primo tempo molto molto buono, era stata scelta proprio lei al posto di Gunnarsdottir. Entra anche con il numero 23 Janice Kaiman. Sì, la belga che ha girato un po' tutto il mondo, ha giocato negli Stati Uniti. Malar 20 anni, è chiaro che l'assenza di Le Sommer è un problema grosso, oltre che quella di Egerberg ovviamente, perché Malar è una giovane, classe 2000, però evidentemente Vasseur non era soddisfatto della prestazione di Nikita Paris nel primo tempo. Intanto rimane comunque in zona offensiva il Lione. E poi sceglie Gaia a centrocampo Vasseur, l'esperienza, la testa, il carisma di Amandine Henry. Ancora il pallone proprio per Henry che lo smista a sinistra. Karchaoui, finta il tiro, arriva il cross e Malar con la zampata non arriva in tempo. L'ultimo tocco è il suo però. Subito protagonista Melvin Malar che si fa trovare al posto giusto al momento giusto per fortuna della Juve. Arriva con un attimo di ritardo e in qualche modo Sembrant le dà il giusto fastidio perché non riesca a trovare l'impatto con il pallone. 8 presenze e un gol in campionato per Malar, 8 presenze e 2 gol per Amandine Henry. Una seconda giovinezza per la 31enne che quest'anno sta facendo davvero molto bene con il Lione. Sì, nonostante questo ha un po' perso la nazionale, ci sono tanti problemi per le giocatrici del Lione con la nazionale, tante polemiche, Corinne Diacre non le chiama o se le chiama non le fa giocare. Henry è una di quelle che ha sofferto di più queste problematiche, lei che ha giocato nel Lione a 10 anni, poi è andata negli Stati Uniti ma si è fatta male, è dovuta tornare un anno al Paris Saint-Germain, ma è davvero un'icona, sempre arrivata in fondo anche nelle votazioni del pallone d'oro e con un tiro dalla distanza pazzesco. Ricordo un suo gol all'ultimo europeo da lontanissimo, quindi occhio ad Amandine Henry. Entrata un'altra ex compagna di squadra di Sembrant, cioè Kaiman, la belga ex Montpellier, non tanto sfruttata in campionato. 4 presenze e un gol per Janice Kaiman. E Gaia, segnano tanto, quando parli di gol, già ha fatto un gol, due gol, perché queste al di là della partita col Paris Saint-Germain poi vincono 10-11-0 tutte le partite, quindi poi la classifica marcatrici la scalano anche facilmente. Perfetta Saragama, disimpegno della Juve però che non sortisce gli effetti sperati, cioè quelli di portare un po' sulla squadra, di far respirare la fase difensiva. E allora Henry
in mezzo si fa vedere Karshawi, non viene seguita nella traccia centrale anche perché c'era Caruso a dar fastidio. Ora Kaiman, pallone largo, Marojan per Carpenter, va dentro con questo cross, Boattin e poi Sembrant, lascia lì il pallone, Carpenter, il destro al volo da parte di Janis Kaiman, è coraggioso ma termina sul fondo, molto alto, molto alto. Uno dei rari errori della difesa della Juve, quindi Sembrant che non riesce a spazzare via questo pallone, colpisce male, per fortuna Carpenter mette il corpo troppo all'indietro e manda il pallone in curva, si è fermata un po'. Sì, era Kaiman, era la belga. Brutto rinvio da parte di Giuliani sulla testa di Majri, che però sceglie probabilmente la soluzione peggiore, quella di andare di testa a sua volta da Malar, quando invece poteva magari controllare e aspettare di creare un'azione per il Lione, che adesso però non dà quasi respiro alla Juve. Malar, buono l'1-2 col tacco prima per Henry, poi Malar che adesso va a puntare Yaya Galli. Malar col sinistro dentro, Sembrant la mette fuori, no, l'ultimo tocco di Marojan, dice Hussein. Vediamo cosa risponde Marojan. Si mette le mani in faccia, stava già andando a prendere il pallone perché poi sarebbe stata lei a dover battere il calcio d'angolo. Bella azione però da parte del Lione, brava Galli però a mandare sul fondo. Ma aveva ragione, qui secondo me Jennifer Marojan. Però tanto si sta scaldando anche Maria Alves, vedremo se ci sarà la solita staffetta con Barbara Bonanzia, che ha giocato un ottimo primo tempo al di là di quel fallo che ancora non abbiamo capito se fosse o no da rigore, ma comunque un gran primo tempo di Barbara Bonanzia. Carpenter va a cercare Kaiman che è fresca, appena entrata riesce a tenere in campo il pallone, si addormenta un po' Sembrant e allora di fatto la difesa della Juve concede questo corner al Lione, sembrava una palla persa, forse Sembrant ha pensato che Kaiman non ci sarebbe mai arrivata, si è addormentata un po' e Marojan, più lesta di tutte, va a prendersi questo rimpallo con Galli. Brava Kaiman a crederci e calcio d'angolo per il Lione. Pallone dentro, il colpo di testa sul quale può arrivare Laura Giuliani in qualche modo, però disturbata dalla presenza di Gama. E allora Caruso mette tutti d'accordo, quelli con la maglia bianconera, quelle con la maglia bianconera, eccola qui, Maria Alves, che davvero può essere sfruttata tantissimo in fase offensiva per i suoi inserimenti, per la sua tecnica, per la sua corsa. Bisogna vedere anche se Lina Urtig ha effettivamente i 90 minuti, cosa che quest'anno non abbiamo mai appurato perché non ha mai giocato 90 minuti. No, anche perché poi aveva avuto un piccolo problema muscolare che l'ha un po' rallentata, poi lei è arrivata a campionato in corso. Però insomma ci sembra che si sia inserita benino nel gioco della Juve. Rita l'ha aspettata e l'ha messa dall'inizio nella partita giusta. Intanto si è tolta la tuta anche Andrea Staskova, un'altra che insomma che può puntare sul fisico. Abbiamo visto il pestone di Marojan a Valentina Cernoia, si riparte da Sembrant, prova adesso la Juventus a tenere un po' il pallone nella tre quarti del Lione, ma è Renard a fermare bene Cernoia, poi Malar si gira su Sembrant, parte Melvin Malar, è bravissima, adesso punta Gama, passa il pallone, Marojan ancora dentro e c'è la chiusura perfetta da parte di Lisa Boattin, straordinario il suo rientro in mezzo al campo, in mezzo all'area di rigore per allontanare questa minaccia che faceva davvero paura. Bravissima Lisa Boattin, guardate come taglia centralmente, la diagonale è perfetta, bravissima Boattin, che si merita l'abbraccio di Laura Giuliani. Qui un po' lezioso, come si dice, il Lione, perché Marojan doveva provare a calciare in porta, invece ha provato a ridare palla alla sua compagna di squadra. Ogni tanto si piacciono un po' troppo e puntano poco al sodo, perché lì Marojan con entrambi i piedi poteva calciare in porta, meglio così. Karshawi, Majri, Amandine, Henry, mezzo a due, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa è per la Juve.
Ecco l'ingresso di Andrea Staskova, esce Cristiana Girelli. Ultimamente Gaia Girelli non aveva giocato sempre benissimo e invece oggi mi è piaciuta, ha fatto una partita di grande sacrificio, ha fatto quello che doveva fare, ha regalato anche assist nel momento giusto, su il pallone per Barbara Bonanzea che poi ha trovato Lina Urtic per il gol dell'1-0, insomma comunque buona, anzi più che buona la prova di Cristiana Girelli oggi. Entra la ventenne ceca, giocatrice di fisico, di centimetri, giocatrice che esulta la Cristiano Ronaldo quando segna, giocatrice in grado di segnare l'unico gol della scorsa stagione in Champions League per la Juventus contro il Barcellona, e adesso serve una giocatrice così per tenere palla, per tenere su la tensione e la pressione del Lione. Ci prova adesso ancora su calcio di punizione la Juve con Valentina Cernoia. Pallone non granché, un po' arretrato, allora Marojan può recuperarlo. C'è Staskova che rincorre Carpenter, anche Galli. Carpenter corre velocissima, Galli rimane lì, la sterzata di Carpenter, doppia finta, poi però Galli la costringe al retropassaggio. Allora Marojan ricomincia da capo il Lione, Henry in mezzo al campo, si allarga Karchaoui, viene incontro Majeri, pallone per Majeri ed è più o meno un missile. Alla fine la tiene la franco-tunisina, poi Karchaoui, Majeri, Henry. Dietro ancora da Renard, non si passa. Kumagai pressata da Caruso, che ne ha ancora. C'è da Henry, vede la porta Henry, ci pensa per un attimo, arriva Gama a darle fastidio, poi Marojan apre, Carpenter al centro e c'è ancora la chiusura da parte di Lisa Boattin, dentro per Carpenter, c'è Sara Gama, allontana, rimessa laterale, il Lione non passa. Abbiamo visto prima quanto è stata brava anche Aurora Galli su Carpenter a non intervenire, a temporeggiare, poi ha costretto, lo dicevamo, un terzino fortissimo a dare palla indietro perché ha capito che non poteva puntare, che non ce l'avrebbe fatta. Palla dentro, interessante, Malar passa! Melvin Malar, disattenzione della Juve, punita da Melvin Malar che fa 2-2. 68esimo minuto. Punisce Malar, subentrata Parris che non aveva fatto nulla. Buchanan con l'esterno, con un pallone anche piuttosto pigro. Kaiman non controlla, Boattin prova a mettere il fisico, questa volta non basta. Lisa Boattin, perché Malar arpiona questo pallone, lo sposta sull'arrivo di Gama e poi è bravissima, lucida, fredda davanti a Giuliani. Fa 2-2, peccato. Sì, avevamo detto che Buchanan non è molto in grado di lanciare, però questi palloni rasoterra di esterno li dà perfettamente. È rimasta troppo bassa Irinen che teneva in gioco Malare, poi sia Boattin che Gama non sono riusciti a contrastare la giovane francese che come dicevamo aveva segnato il gol del 3-0 alla Juve in quel torneo amichevole di agosto. Non ci sta la Juve, allora Staskova, punta Renar, si ferma Andrea Staskova, va da Cernoia, c'è ancora Tuijärinen, Cernoia, il cross deviato, scivola in mezzo all'area Bonanzea, ma la rimessa laterale è per la Juve, Irinen, Staskova ancora, raddoppiata anche da Majeri che le porta via il pallone, lo cede in avanti a Malar, brava Saragama, fa buona guardia Boattin, vede Urtig, va in sovrapposizione Lisa Boattin, c'è lo spazio per servire Caruso, prova a mettersi di fronte alla porta Arianna Caruso, sbaglia, il primo errore di Urtig, può ripartire il Lione, lo fa con Kumagai che aspetta rinforzi a sinistra dove si muove come sempre puntuale Majeri insieme a Karchaoui, non vanno mai in giro isolate le due mancine del Lione. Urtig riesce a intervenire su questo lancio di Buchanan che ancora una volta dimostra i suoi limiti tecnici e poi c'è Galli, solo una volta le è andata bene ma secondo me piccola disattenzione della Juve, il pallone per Bonanzea è molto interessante, Bonanzea può calciare, lo fa con un pallonetto e forse non è la scelta migliore per Barbara Bonanzea che se l'ha allargata bene, aveva trovato lo spazio dentro l'area di rigore, non se l'è sentita di calciare di collo pieno, col sinistro ha preferito un pallonetto più morbido e più comodo, vedendo Boadì di fatto fuori dalla propria porta, non l'ha eseguito però
con i giri giusti. Barbara Bonansea, è pericolosa la Juve, la Juve c'è e come. C'è anche il tacco di Marojan, c'è Kaiman che va dentro ancora da Jennifer Marojan, fermata dalla solita Boatin in coppia con Arianna Caruso. Poi si va da Staskova, fermata Andrea Staskova, non protegge bene, prova a fare fallo su Karchaoui, arriva Majuri, Majuri limite dell'area, Majuri vuole calciare e lì c'è Saragama che gliela porta via con un tonfo che abbiamo sentito fino a qui. Perfetta Saragama. Sì, perfetta. Prima c'era Urtig che era partita da sola, Staskova non l'ha vista, ha aspettato troppo. Gama ancora chiede movimento, lo trova soprattutto in un appoggio comodo a Staskova che fa rimpallare su Malar e ci sono gli applausi della panchina della Juve. Sì, Lione da una parte ha preso fiducia e è normale che fosse così, ma la Juve non molla, perché la Juve continua a sapere che può far male a Lione. Qui Renari involontariamente da una manata a Staskova, che però, come diresti tu per citarti, non fa un plissé, si strofina un po' l'occhio e riparte. Riparte allora Renard. Majri, Malar, ancora Saragama, lotta con la grinta friulana che contraddistingue la triestina Saragama. Allora Henry vede il movimento di Karchaoui, attenzione perché è veloce, potrebbe tenere in campo questo pallone, no, nemmeno lei, e allora tira un sospiro di sollievo Tuija Irinen. Renard non riesce, Majri, a tenere in campo questo pallone. Sì, però qui Staskova non può far la partita troppo appoggiandosi a Renard, rimanendo ferma. Qui doveva anticipare questo passaggio, perché poi Renard è troppo esperta, l'anticipa sempre. Recupera Majri, Henry, Renard. Apre dove c'è Carpenter, ma non è perfetto. È perfetto il colpo di testa solo per un attimo di Boatin, che poi prova a evitare questa traccia centrale di Carpenter. È bravissima Sembrant, è bravissima però Majri con un numero su Bonansea. Era Karchaoui, eccola Majri. Tiene il possesso, brava Babi, arriva dalla panchina perché l'ultimo tocco è francese. Ha lottato tantissimo Barbara Bonansea, che nell'occasione di prima, quando ha provato quel pallonetto, non se l'è sentita di mettere giù la palla e provare a spiazzare magari Sara Boadì, però la palla di Aurora Galli era stata perfetta. Arriva il cambio, esce Barbara Bonansea, solita staffetta con Maria Alves. Entra la brasiliana ex Santos. La sua velocità può essere una spina nel fianco del Lione. Si piazza dalle parti di Karchaoui, esattamente dove stava Bonansea, quindi non inverte Urtig. E fa bene a mio avviso. Kumagai vede il gioco meglio di chiunque altro e trova Majri, poi Karchaoui. Henry, troppo per Majri. La rimessa è per la Juve che respira. Dovrebbe entrare, scusami Gai, anche Selma Bascià, che anche lei è un esterno, probabilmente Vasser vede i suoi terzini un po' stanchi. Staskova contro Majri, altra rimessa laterale. Va avanti con le touche la Juventus, guadagna metri e secondi. Manca un quarto d'ora più recupero ed è un 2-2 preziosissimo. Renard si fida talmente tanto della corsa di Carpenter che la serve con un pallone lunghissimo.
ma la Juve si fida di Boateng che la mette in rimessa laterale e poi prova a dar fastidio giustamente alla rimessa di Carpenter con Kaiman che era scattata alle spalle di Arianna Caruso. Renard, traccia centrale, Malar non si gira su Sembrant, allora scarica su Kumagai. Malar molto lontana dalla porta, bene così. Renard, Henry, tocco per Marojan, quello dentro è per Karchaoui, la posizione è regolare. Ancora Marojan, fa passare, sarebbe un'azione bellissima, da videogioco quella del Lione, se non fosse che c'è Saragama che la ferma. E allora Staskova va sui piedi di Caruso, che di fatto però favorisce Galli, tiene Galli. Maria Alves può puntare, la brasiliana punta Majri, corre la brasiliana, il pallone dentro è molto interessante, non stringe però Urtig e nemmeno Staskova e allora Buchanan ha buon gioco. Peccato, bellissimo, cross teso dentro di Maria Alves, nessuna delle due, e Urtig quantomeno è giustificata dal fatto che probabilmente è anche molto stanca, un po' meno Staskova che lì doveva stringere. Kaiman, Kumagai, si allarga Karchaoui, Kumagai non vede la traccia perché Maria Alves è molto brava a chiudere sulla diagonale e Staskova va a commettere fallo sulla giapponese. Eccolo il cambio, esce proprio Majri, entra Bascià con il numero 4, che è proprio cresciuta con Majri, che definisce il suo modello, un po' una sorella maggiore. Bascià, classe 2000, anche lei tanta esperienza internazionale con le nazionali giovanili, ha giocato anche l'ultimo mondiale under 20 da titolare. Quando è arrivata in prima squadra era un po' troppo vivace, faceva un po' troppo la furbetta, diciamo, e quindi le sue compagne più grandi l'hanno messa in riga, soprattutto Majri. Palla dentro, Malar, fuori gioco. Sicuramente molto, molto più pericolosa Malar di Nikita Peris, per quello che si è visto in questo secondo tempo. Tanti, tanti palloni attratti dalla 28. Melvin Malar, che chiaramente anche fisicamente è più facile da servire. Nell'occasione del gol è stata molto brava a crederci, molto brava a prendere la posizione. Cambio gioco tentato da Cernoia, ma è brava Staskova per un attimo, Renard però. E allora Kaiman, ancora Renard, vede il movimento, probabilmente fuori gioco, sì, infatti, giusto. Sì, l'avevamo vista partire al di là della linea difensiva della Juve. Karchaoui, che adesso è andata alta al posto di Majri, con la quale di fatto poi si intercambia spesso e volentieri. Bascià rimane bassa. Sì, è un'altra Selma Bascià che ha comunque le caratteristiche di Majri, quindi può spingere, tanta corsa, poi adesso che è fresca. Urtig di testa fa passare per Staskova, prestata da Kumagai che prende palla, pulito l'intervento della giapponese. Sono troppo più rapide Gaia le giocatrici del Lione, Staskova non può puntare all'uno contro uno, non può fare sportellate, deve giocare meno tocchi, deve fare le sponde anche per gli inserimenti delle sue compagne, perché altrimenti poi i contrasti, nonostante sia altissima, rischia di perderli. Boateng si fa vedere molto bene con il cross, Boateng in due tempi sull'attacco di Maria Alves, pericolosa, la Juve c'è e c'è come con questo cross di Lisa Boateng, un'altra delle migliori in campo insieme a Lina Urtiga e Arianna Caruso a mio avviso. Ora Renard, Kumagai, ancora Renard, ci prova in questo finale il Lione, siamo a 11 dal triplice fischio, più eventuale recupero, qualcosa ci sarà più che altro per i cambi. Gaia, ma Lisa Boateng ha saltato in dribbling Janice Kaiman, una che ha 32 anni, ha giocato negli Stati Uniti, nazionale belga, e il Belgio non è una nazionale, insomma, di poco conto, ma con una cattiveria, ripeto, con una personalità la stessa che ha tutta la Juve stasera. Adesso è Carpenter che fa gioco, va dentro per Henry, guarda il movimento di Karchaoui, chiede troppo qui.
al suo piede sinistro Mandino Henry, con Karshawi che aveva tagliato al centro dell'area di rigore, pallone sull'esterno per nessuno. E allora con calma Laura Giuliani va da Linda Sembrant, prova a alzare il pressing il Lione, con Kaiman che va da Boatin e Marojan che va da Caruso. Perfetto il cambio gioco, bravissima Arianna Caruso. Tuijärinen, adesso si può creare una situazione interessante, sbaglia la finlandese con Maria Alves, che era andata alle spalle di Bascià per trovare dello spazio, e lo aveva trovato, e come. Intanto si sta un po' incrudendo il clima qui all'Allianz, però c'è un cielo rosa strepitoso, degno dei migliori tramonti, degno delle migliori Juventus, come stiamo vedendo oggi contro le campionesse d'Europa in carica. Marojan, sempre molto lontano dalla porta, Jennifer Marojan. Renard è bravissima con i piedi, lo abbiamo visto anche nell'occasione del calcio di rigore. Palla dentro, fuori gioco, sì. Netto il fuorigioco, anche live, non c'è bisogno di rivederlo. A 9 minuti dal termine, Melvin Malar, eccola qui. Ecco qua il fuorigioco, partita nettamente prima. Sì, molto brava qui la difesa della Juve a metterla, no, in fuorigioco, ma come dicevi tu, Malar ha fatto più in un quarto d'ora di Nikita Peres in un tempo e mezzo, anche se poi l'inglese è, per carità, un attaccante molto forte, però davanti il Lione paga tanto l'assenza di Egerberg e Le Sommer, anche se poi insomma senza Egerberg hanno vinto l'ultima Champions, hanno imparato a giocare senza. Subito lo scarico per Bascià da parte di Malar, il cross molto interessante sul secondo palo, non ci arriva Boatin, arriva perché ne ha ancora Ellie Carpenter, non so come faccia. E c'è Marojan, il break Surtig che tocca il pallone, poi Buchanan va ancora dentro, Marojan passa, Malar al limite dell'area, cerca un varco, il pallone per Henry, la botta è su Sembrant, c'è un'altra chance per il Lione in questo finale, Carpenter, il pallone passa nonostante la deviazione di Boatin, si impegna Maria Alves, è bravissima ad allontanare il pallone, dove lo stoppa Rita Guarino, che quanta voglia avrebbe di giocare partite come queste, anche se ora allena una grandissima squadra e lo sta facendo benissimo. Karshawi non passa, Melvin Valar però arriva sul pallone in uscita, c'è Bascià, c'è centralmente Marojan che vede la porta, attenzione Marojan, troppo alto e molto fuori questa conclusione. È molto, meno male, ma Jennifer Marojan, che abbiamo detto può far tutto, calcia anche con entrambi i piedi, questo era il suo destro, un po' troppo da lontano, come hai detto tu, ha giocato tanto lontana dalla porta, per fortuna della Juve, però un po' troppo sola, sia in questa occasione che anche un minuto fa. Sbaglia Boatin, un po' stanca anche lei dopo un buon lavoro da parte di Urtig. E allora c'è Buchanan, che addirittura è più avanti di 5-6 metri rispetto a Renard, ma non lancia e torna da Renard. Allora Kumagai, si va da Karshawi, tutto di prima, Malar, Kumagai. Bravissima Karshawi, bravissima Cernoia a ipnotizzare Karshawi. E poi Bascià, il fallo di Maria Alves in ritardo. Finisce a terra Bascià, ma si rialza in un secondo. La ventenne esterna mancina del Lione. C'è un altro cambio e c'è l'uscita di Lina Urtig, che naturalmente fa la vaga per guadagnare secondi, e arriva all'ingresso in campo di Martina Rosucci, un'altra che sa cosa vuol dire tenere il pallone. La tecnica di Martina Rosucci a disposizione della Juve in questo finale. 39esimo del secondo tempo, 6 più recupero a questo 2-2 che tiene in gioco la Juventus, quando alla vigilia era davvero una situazione insperata. Un sorteggio malevolo sta diventando una straordinaria occasione per far conoscere il calcio italiano in Europa. Marojan, tocco centrale per Kumagai, bisogna stare attenti in questo finale. Kumagai va dentro da Renard, che ha i centimetri per rimettere al centro, la chiama Laura Giuliani, è sua, non ha sbagliato niente il portiere della nazionale della Juve, niente. Si è alzata tutta la panchina della Juventus a dare il 5 a Lina Urtig, che ha fatto una partita eccezionale.
Lotta Maria Alves, pallone passa per Staskova, brutto l'aggancio, sul pallone in uscita c'è la solita Caruso, poi Staskova si conquista comunque una rimessa laterale che Irinen va a battere con la calma, per quanto la panchina del Lione provi a sveltire la rimessa in campo del pallone. Allora Irinen vede Staskova, preferisce Maria Alves, con l'esterno non granché per Rosucci, Bascià vince il rimpallo e cede il pallone dietro a Buadì, che naturalmente, non essendo un retropassaggio, lo prende con le mani e può andare al rinvio lungo. In questo finale c'è da soffrire, 5 minuti più recupero. Ma poi queste partite, Gaia, sono importanti per la Juve, anche perché chi vede questa squadra, appunto magari qualche giocatrice straniera, no, capisce che non è male venire a giocare in Italia, perché il calcio italiano sta crescendo tanto. Bene, Marojan che va alla conclusione, ancora da molto lontano, prevedibile. E così, Laura Giuliani, in questa giornata non la sorprendi neanche se ti chiami Jennifer Marojan e se hai il 10 sulle spalle, se sei stata premiata come miglior centrocampista della scorsa stagione in Champions League. Bravissima Laura Giuliani, la concentrazione nei suoi occhi nel prepartita è stato qualcosa di fenomenale. Bascià dietro ancora per Buadì. La Juve merita questo pari, la Juve merita di darsi una chance a Lione martedì prossimo alle ore 19 nella gara di ritorno di questi sedicesimi di Champions League. E Vassar invece non vuole dargliela questa opportunità, perché sta per inserire un altro attaccante che è l'inglese Jody Taylor. Bascià, Karchaoui, presa un po' in controtempo, non passa su Maria Alves, l'ultimo tocco è brasiliano, bianconero, giustamente, almeno così mi è sembrato che l'ultimo tocco fosse di Maria Alves. Eccola qui Jody Taylor con la maglia numero 24, lascia il campo Karchaoui. E allora ultra offensivo il Lione in questo finale, Jody Taylor dentro, 3 minuti più recupero. Tanto Bascià, 34 anni, inglese Jody Taylor, ha giocato anche lei in tutto il mondo, Stati Uniti, Australia, Svezia, prima volta in nazionale a 28 anni, perché girava talmente il mondo che quasi i commissari tecnici non la conoscevano. Se la riprende questa palla Caruso e poi Rosucci riesce a servire molto bene Maria Alves, qui con l'esperienza delle grandi, Renard va giù, peccato perché Maria Alves, una come Renard, la può puntare come... Qui si è allungata un po' nel controllo Maria Alves, Renard è stata bravissima a frapporsi tra pallone brasiliana e a prendersi questo fallo, da grande esperta qual è a livello internazionale. Buchanan apre bene sulla destra, dove prova a farsi vedere Kaiman. Buchanan ha preso consapevolezza, no, sceglie ancora Renard per andare al possibile lancio in profondità, dove Jody Taylor ha preso la parte centrale dell'attacco del Lione, lascia più laterale Melvin Malar, che va di fatto a prendere il posto di Karchaoui, anche se chiaramente lei è una punta, quindi più che farsi vedere sull'esterno si farà vedere dentro l'area, e si fa vedere il Lione con questa palla proprio per Malar, la tocca dietro Kumagai, vuol passare Kumagai, Saki Kumagai segna lei, e 3-2 per il Lione in questo finale. È un peccato per la Juve, che era stata straordinaria all'88esimo. Lo strapotere francese, Saki Kumagai, si districa in un complicato nodo di gambe in mezzo all'area di rigore e segna il gol del 3-2. Sempre, sempre decisiva questa giapponese, sempre. Questa è una giocatrice straordinaria che abbiamo nominato poco, perché in tutta la partita ha fatto il giusto, lei non si fa vedere tanto, qui è bravissima a, come dicevi tu, a districarti, Malar la serve, sa che c'è, Galli la perde, lei aspetta il momento giusto. Peccato perché la Juve non merita di star sotto nel punteggio, e il Lione ha provato a vincere, ha inserito una punta e poi è arrivata invece quella che non ti aspetti, anzi che ti aspetti, perché se conosci Saki Kumagai sai che lei zitta zitta poi la zampata la mette sempre. È che mettere chiaramente abbondanza di maglie blu dentro l'area, come certo, nel caso di Jody Taylor e Malar, crea un po' di apprensione nella difesa della Juve, che ne vede arrivare due e la terza se la perde nel caso di Kumagai. Jody Taylor e Malar inserita apposta per creare densità dentro l'area. Eccola Malar che adesso parte laterale, ma è proprio lei che è andata a stringere sul primo palo per prendersi
quella difesa del pallone, lo scarico per Kumagai che è stata a mio avviso straordinaria. È una giocatrice straordinaria sia umanamente sia tecnicamente, insomma. Ma poi le vogliono bene, si fa voler bene, sì, da tutti. Sì, lo spirito giapponese incarnato proprio in, sì, Kumagai, sì. Lei è proprio zen in tutti i sensi. Sì, all'ultimo mondiale, quando il Giappone è stato eliminato dall'Olanda, ci ricordiamo le sue lacrime sulla spalla di Shanice van de Sanden, che è stata una sua ex compagna di squadra fino a 3 mesi fa, visto che è passata da Lione al Wolfsburg, che la consolava. Renare intanto va con questo cambio gioco a sinistra dove c'è Bascià, si fa vedere Malare, il tocco è dietro per Henry, adesso bisogna stare attenti a non abbassarsi e non distrarsi. Boateng molto bene, va bene anche il 3-2, la prestazione è vincente per la Juve, è vincente, bisogna partire, ripartire e andare a Lione da questa prestazione, quindi attenzione in questo finale. Brava Laura Giuliani ad allontanare. Renard dice ci sono io e va di testa da Janice Kaiman, che aggancia male. Allora Boateng non può andare a retropassaggio perché sulla traiettoria c'è Marojan ed è molto pericolosa. E allora si va da Caruso, che è molto solida, e trova Rosucci. Ci prova ancora la Juve in questo finale, ci deve provare. Bene con Cernoia per Irinen. Malar è stata strepitosa dal suo ingresso in campo, anche in fase difensiva. Va lei a togliere il pallone dalla disponibilità di Irinen, a farlo recuperare da Bascià, che adesso si ferma per la pressione di Maria Alves. Torna dal cervello di Amandine Henry, l'altro cervello, quello giapponese di Saki Kumagai. Gira a destra, avvolge la Juve Lione con Carpenter, si fa vedere Kaiman dentro, Marojan, Jody Taylor, arriva anche Malar sul secondo palo, l'aveva seguita bene però Tuija Irinen. E allora Renard non ha visto compagni liberi in mezzo, ha preferito gestire il pallone il Lione, che l'ha vista brutta, brutta questa partita, perché è stata bella, bella, bellissima la Juve. E allora adesso si accontenta del 3-2 ed è giusto così, perché la Juve si deve regalare un'occasione. Boateng allontana. La Juve ha fatto una partita eccezionale e già solo il fatto di andare a Lione con le speranze di passare il turno è qualcosa di inatteso. Passa Carpenter, va dentro Laura Giuliani, la chiama, la tiene neanche in due tempi, subito. Bravissima Laura Giuliani, sono 4 minuti di recupero, ne sono trascorsi 1:30. La Juve vuole regalarsi ancora un'occasione. Eccolo qui, lo sguardo di Vasseur, provo a interpretarlo. Sì, contento, risultato in vantaggio. Non c'è fallo secondo Hussein, che arriva invece con il fischio non proprio tempestivo sul contatto Taylor Boateng. Sospiro di sollievo però, perché alla fine soffia dentro quel fischietto e c'è la punizione. Mentre questa è l'azione del gol, Sembrant non allontana, ma Malar in agguato e poi è strepitosa. Kumagai, destro sinistro, sinistro gol. Bravissima, doppio rimpallo, brava, brava, brava davvero Saki Kumagai. Brava a mettersi il pallone sulla mattonella, no? Nel punto giusto, perché prima c'erano tante gambe davanti a lei, con la sua calma ha aspettato e poi ha trovato un gol del vantaggio che possiamo dirlo forse non troppo meritato, perché la Juve meritava almeno il pareggio in questa partita. Poi la differenza lo fa il cinismo, no? C'è stato quell'errore abbastanza clamoroso di Hurtig nel primo tempo sola contro Boadì, e invece Lione di fatto ha capitalizzato forse tutte le occasioni più clamorose avute. Ora Staskova, no? Il pallone ancora più dentro l'area di rigore a cercare movimento di Caruso. Bello come la Juve si affidi a una come Arianna Caruso, 21 anni, ma una personalità, una grinta e soprattutto una forma fisica e atletica invidiabile per Arianna Caruso. Malar, forse trattenuta da Irinen, prova ad appoggiarsi a Jody Taylor, non si capiscono le due e allora può recuperare Martina Rosucci. Forse per l'ultima vera chance della Juventus in questo finale, Maria Alves, Rosucci, vede arrivare Malar, si preoccupa e poi la trattiene con questo placcaggio sul quale arriva Hussein minacciosa. Niente giallo per Martina Rosucci, che giustamente ha commesso questo fallo per evitare la ripartenza della pericolosissima Melvin Malar. È sfortunata perché il pallone le è rimasto sotto e poi si è vista partire la sua avversaria, che è davvero ovunque da quando è entrata in campo, e l'unico modo per fermarla è stato fare fallo. Ancora 15 secondi da giocare, perfetta Boateng, Galli dietro per Laura Giuliani, va ad attaccarla Jody Taylor, Giuliani rinvia dove c'è Staskova. 3 fischi e la vittoria è per il Lione, ma
ne esce una Juve matura, una Juve vincente, una Juve che ha assottigliato ormai il divario con le più grandi d'Europa. È una prestazione straordinaria. Lo sguardo deve essere più bello di quello che abbiamo visto di Valentina Cernoia, deve essere un sorriso, deve essere la soddisfazione di una partita bellissima giocata dalla Juve che meritava di non perderla. C'è però chiaramente l'individualità, le individualità di questo Lione mostruoso e Saki Kumagai la porta a casa all'88esimo, ma c'è voluto il gol a 2 minuti dal 90esimo per il Lione, che ha sofferto, che è andato sotto con Lina Urtig al 16esimo, ha pareggiato con Wendy Renar su rigore al 30esimo, è tornata sotto con l'autogol di Buchanan al 37esimo. Nel secondo tempo i cambi, la rosa talentuosa della squadra francese ha cambiato la partita, ma Lara al 68esimo e all'88esimo appunto Saki Kumagai. Ma c'è di che essere felici per questa Juve che se la giocherà ancora martedì 19 a Lione nel ritorno dei 16esimi di Champions League. Gaia, Valentina Cernoia è arrabbiata perché ci hanno creduto perché hanno giocato bene, perché hanno imbrigliato veramente il Lione, hanno chiuso gli spazi, hanno fatto un tempo e mezzo di altissimo livello, ripeto, di grandissima personalità. Le ragazze della Juve sono arrabbiate perché appunto sanno che stanno raggiungendo lentamente il livello che volevano. Il Lione ha avuto paura, già solo il fatto di fare paura a quella che è secondo me la squadra più forte del mondo significa che questa squadra è veramente cresciuta, che può ambire anche ad attrarre top player straniere magari nei prossimi anni. Questa è veramente una bellissima figura per la Juventus ma anche per il calcio italiano. Stretta di mano con tanto tanto rispetto quella tra Vasseur e Rita Guarino. Già Vasseur aveva parlato molto bene di Rita Guarino dopo le amichevoli del torneo estivo dove la Juve ha ben figurato. Questa sera davvero la Juve gliel'ha messa giù dura per arrivare a questo successo. E allora Lione batte Juve 3-2 qui all'Allianz, la partita della Juve però è stata straordinaria. Tutto si deciderà al ritorno a Lione martedì prossimo alle 19 da Gaia Brunelli e Martina Angelini. È davvero tutto, una buona serata di Champions League su Sky Sport, grazie. We'll be right back.